10 anni dedicati alla promozione del patrimonio culturale della città. A spegnere le candeline in pieno rispetto della pandemia da Covid-19 è l'associazione culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo, presieduta da Francesco Città, protagonista di un'attività dedicata alla valorizzazione delle eredità culturali attraverso diverse manifestazioni. In questi 10 anni ci siamo impegnati con i soci fondatori, ma anche con i neo-soci, nel valorizzare le eredità culturali della nostra città attraverso diverse manifestazioni, valorizzando appunto quali sono queste precipuità. Dalla gastronomia di Archestrato ai grani antichi dei Campi Geloi non sono mancati eventi sportivi, quali il rally rievocativo della fondazione della città di Gela e la regata velica Lindos Heraklion Malta Gela. L'associazione, presieduta da Francesco Città, conduce da anni anche una battaglia silente contro l'ufficio toponomastica del comune per correggere le vie intitolate ad Archestrato ed Entimo. Attualmente vengono riportati nomi fantasiosi e storpiati come Archistrato ed Eutimo. Tra le tante attività, l'associazione culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo ha riesumato la storia Compagnia degli Uniti, creando un gruppo teatrale capace di portare in scena opere anche tra i detenuti oltre le sbarre del carcere di Contrada Balate. Un'altra importantissima eredità immateriale è quella costituita dalla Compagnia degli Uniti, che a Gela, o vecchia Terranova, nel 1730 circa per 50 anni ha calcato i teatri di tutta la Sicilia e noi abbiamo seguito queste orme creando un gruppo teatrale nell'associazione. L'attività prevede anche l'antica lavorazione dell'argilla e diversi musical come Cuori al vento con il solfio del Meltemi e le tragedie greche Antigone, Edipo Re e Medea. L'associazione culturale ha messo la firma anche alla rievocazione del Palio dell'Alemanna. Non mi resta altro che ringraziare i soci fondatori, ringraziare tutti i giovani soci che hanno aderito e ci impegneremo ancora a dare un contributo alla nostra città affinché possa sempre migliorare nelle sue attività.